Ciao e benvenuti al nuovo video della comunità OpenBase Italia. Oggi voglio parlarvi di questo software veramente interessante, GeoGebra.org. Andate sul sito e potete scaricare questo programma che permette di fare grafici per quanto riguarda i concetti matematici, la geometria, la statistica, insomma tutti i settori abbastanza scientifici. Ma questo software non è limitato soltanto all'apprendimento formale, ma può essere utilizzato anche da persone curiose o comunque alla ricerca di materiale veramente interessante. Infatti, viene utilizzato sia da studenti, da professori, ma anche da amatori o da persone che vogliono acculturarsi. Allora, andate sul sito ufficiale e potete scaricare l'applicazione per Chrome. Ma se non volete scaricare l'applicazione, potete scaricarlo per i tablet, per i cellulari e anche per altri tipi di sistemi operativi. Io ho optato per l'applicazione perché è molto semplice e veloce. Basta che clicco qui, vengo reindirizzata all'interno del Play Store di Google. L'ho già installata io, quindi basta che vado a visita sito, mi riporta all'estensione che ho salvata all'interno del mio browser. Me ne dà due. Una la chiudiamo, andiamo. Vedete subito che si presenta abbastanza in modo molto semplice e tranquilla. L'applicazione permette di accedere, ma anche di utilizzarla senza avere nessun tipo di accesso. Si può cercare materiale oppure si può crearne di nuovo. Noi iniziamo con creare qualcosa di nuovo perché è la parte, diciamo, più divertente. Allora, chiudiamo questo e vedete subito che comunque c'è la guida sotto. Allora, questo è il primo menu. Inoltre abbiamo quest'altro menu che permette di salvare, di fare qualcosa di nuovo, di aprire, di salvare, condividere, esportare, modificare o accedere. E poi ci sono altre opzioni. Questo di qui serve, diciamo, più che altro, una volta che avete finito, potete comunque condividere. Ora passiamo al menu principale per la creazione vera e propria. Vedete subito che sono tutte queste icone. Non vi preoccupate, iniziamo con il creare un poligono regolare. Già vedete subito che con la guida vi dà delle indicazioni. 1, 2. Ho fatto il mio triangolo. E inoltre qua ci sono tutti i dati inerenti alla mia figura. Adesso voglio inserire il mio triangolo all'interno di una circonferenza. Anche qui ci sono le indicazioni della guida. Selezione centro, sperando che sia tale, e un punto. Va bene, ho fatto un pochettino, diciamo che il mio triangolo è un po' esagerato rispetto alla mia circonferenza, però è risultato. È normale che poi una persona fa, insomma, tantissimi esperimenti per trovare poi la formula giusta per sé. Inoltre, oltre a questo, potete tramite queste iconcina muovere. Vi spiego subito, basta che cliccate il punto e potete muovere il triangolo. Aspettate un minuto. Ok, vedete che è carinissimo. Trasformate il vostro triangolo ed è bello, soprattutto per quanto riguarda, almeno quello che stiamo facendo adesso, è bello, non so, mostrate ai bimbi delle scuole elementari, fate capire qual è la differenza tra un triangolo e l'altro. Insomma, ci sono tantissime cose che si possono fare. Queste di qui sono, diciamo, le cose più semplici. Inoltre, se cliccate qui, potete selezionare la parte per eliminare. Cliccando sull'icona elimina, basta andare sopra la linea che volete eliminare e cliccare. Anche con i punti è uguale. Vedete? Perfetto. E abbiamo di nuovo il foglio bello e pronto. Inoltre, poi ci sono tantissime altre opzioni, che ne so, creare la retta, segmento, insomma, tantissime cose. L'angolo e poi qualcosa di più complesso, tipo l'ellisse, l'iperbole, insomma, queste di qua diciamo che sono già un pochettino più complesse. Allora, iniziamo con la retta per farvi vedere un altro esempio, però, come dico sempre, poi alla fine
dovete essere voi a sperimentare e a creare la vostra progetto. Infatti è bello perché vi permette di creare qualsiasi cosa, sia materiale didattico importante, quindi fare veramente degli schemi interessantissimi, sia far apprendere e inoltre creare magari un progetto collaborativo. Infatti potete decidere se condividerlo anche all'interno della piattaforma, quello che create. Qui abbiamo la retta e invece qui abbiamo il nostro bello segmento. Poi inoltre con il segmento ci sono altre opzioni, il compasso, insomma tante cose bellissime e fantastiche. Allora, questo di qui è più o meno quello che succede quando create. Potete salvare oppure no, questo sicuramente non lo salvo, però dipende dal progetto, invece è interessantissimo salvarlo. Inoltre con quest'icona ritorniamo a cercare. Questi sono i progetti, vabbè, senza titolo, infatti ad ogni progetto potete dare un titolo, però questi saranno poi eliminati. Adesso cerchiamo qualcosa che mi interessa. Ok, andiamo in via. Vedete subito che ci sono tantissimi materiali fatti sia da professori, da studenti, insomma da persone che comunque interessa il campo. Infatti è bellissimo perché così potete condividere il materiale e farlo usare da altri ed è secondo me la parte più importante proprio di tutte le tecnologie del potere di internet, perché altrimenti non diciamo che altrimenti sì, è bello, però la condivisione è proprio la parte, secondo me, centrale di tutto, soprattutto la condivisione di documenti, quindi questi documenti verranno condivisi da altri, conservati e sicuramente non verranno mai persi. Allora, questo è più o meno quello che vi volevamo mostrare. Andate sul sito, è molto interessante. Scaricatelo se vi piace l'argomento e soprattutto se vi piace il video, mettete qualche pollice in su, iscrivetevi. Noi parleremo sempre di strumenti che in qualche modo possono aumentare la collaborazione, migliorare l'istruzione, sia formale che informale, e che comunque sono qualcosa di nuovo, di innovativo e che hanno comunque come base il concetto di democrazia, di cambiamento e di migliorarsi ogni giorno, cioè il concetto proprio di migliorarsi ogni giorno che passa. Allora, con questo è tutto, un saluto dalla comunità.